Ciao a tutti, il tutorial di oggi sarà su come realizzare questo braccialetto. È veramente molto fine, lavorato in bianco, con le perline bianche. Potrebbe essere anche molto bello realizzato in altri colori, che per ora io non l'ho fatto, però colori estivi. La mia idea è stata di poter riutilizzare il cordino, vi ricordate, di perline che avevo appreso proprio per realizzare i rosari. Allora mi è venuta questa idea e, se devo essere sincera, mi è piaciuta veramente tantissimo. Sono braccialetti veramente veloci da realizzare e con, diciamo, con poca attrezzatura, nel senso che se avete il filato di perline preso eventualmente per realizzare questi rosari e il cotone numero 12, innanzitutto un uncinetto numero 1 oppure l'uncinetto che preferite voi a livello di grandezza, e poi un moschettone, un semplice moschettone e un'anellina per poter realizzare la chiusura e l'apertura di questo braccialetto, perché così è molto più semplice metterlo e toglierlo. Questa è l'attrezzatura che serve per realizzare questo braccialetto. Prima di iniziare con il tutorial vi voglio ricordare di, se volete continuare a seguirmi, di iscrivervi al mio canale YouTube, così rimanete informati su tutti i miei nuovi tutorial. E poi mi potete trovare su Instagram, su Facebook, su Pinterest, che raccolgo tantissimi schemi, tantissime idee che prima o poi realizzerò. E poi sul mio sito verdesmeraldo.it potete trovare gli schemi. In questo caso del braccialetto non ci sarà nessun schema, perché è una realizzazione veramente molto semplice. Bene, con questo io direi che possiamo iniziare subito con il nostro tutorial. Lasciamo un filo lungo. Iniziamo il lavoro, poi andiamo a prendere le nostre perline, entriamo sul primo spazio fra le due perline e andiamo a prendere il filo. Entriamo nello spazio delle due perline, tirate su il filo. In questo modo, e iniziamo proprio da qui a unire proprio il filo. Poi tirate, bene, poi andremo a lavorare una catenella, e nello spazio fra le due perline, vedete, deve proprio passare in questo modo il filo. Andiamo a realizzare una maglia bassa, dunque una catenella, poi nello spazio tenete il filo morbido, andiamo a realizzare una maglia bassa. Il filo dietro, vedete, deve stare proprio lì in mezzo, perché se passa da questo lato dopo non vi risulta, vedete dove va a finire. Dunque dovete far sì che il filo vada proprio sullo spazio successivo. Di nuovo una catenella e poi andate sullo spazio successivo. Dopo vi risulterà più facile, perché riuscite a tenere stretto sia il filo che la catena di perline. Di catenelle ne potete fare una o due, io ne tengo una ma la faccio morbida. Ecco, vedete, dopo diventa molto più semplice. Proseguite fino alla fine. Ecco, vedete qua, il filo mi è passato dall'altra parte, vedete, non viene bene, dunque bisogna stare attenti a farlo passare proprio, ecco, nel punto dove volete realizzare la maglia bassa, eh. Ecco, l'unico inconveniente è quello lì, però dopo lo notate subito il lavoro che non è venuto bene, dunque potete correggere.
potete proseguire fino alla fine. Sull'ultima perlina vi fermate che lo lavoreremo insieme. Arrivati alla fine sull'ultimo spazio tra le due perline, andiamo a lavorare una catenella. Poi prendo la mia anellina e al suo interno lavorerò 3 maglie basse. Anche 4 se la volete fare più resistente. Facciamo 4 maglie basse. Facciamo una catenella e andiamo a puntare l'uncinetto, vedete, proprio fra le due perline. Allora, il primo passaggio è un po' più complicato. Sempre il discorso che il filo deve passare da questo lato qua, ecco. Poi andiamo a chiudere con una maglia bassa. Adesso voi prendete la vostra anellina, vedete, la girate in questo modo, tirandolo logicamente viene così. Proseguiamo da questo lato a fare una catenella e una maglia bassa. Andate a prendere la maglia bassa, vedete, in pratica quasi al di sotto, dove avete poi spazio, perché intanto non è una cosa, vedete, ben definita. E poi dopo proseguite una maglia bassa, poi entra lo spazio. Importante che tenete il filato morbido, non tiratelo troppo. E proseguite fino alla fine. Adesso, ecco, lavorato tutto il braccialettino, vedete? Ci ritroviamo nell'ultimo punto. Facciamo la stessa identica lavorazione che abbiamo fatto qua in fondo. Solo che in questo caso andremo ad inserire l'anellino, sì, ma con il moschettone. Lavoriamo sempre una catenella. Il dritto del lavoro, il nostro è questo, non quello dietro. Questo qua è il dritto del lavoro. Dunque noi teniamo il braccialetto sul diritto, teniamo il nostro moschettone. E andiamo a realizzare quattro maglie basse come abbiamo fatto all'inizio. Una catenella, poi andremo ad unirlo qui. Vediamo se funziona. Ecco, e dopo vedete, deve stare in questa posizione per chiudere bene. Dunque, dopo noi andiamo a chiudere con una maglia bassissima dove trovate un pochino di spazio. Una maglia bassissima, tirate pure il filo. Dopo lo blocchiamo e se voi tirate è messo bene. Possiamo fare un nodino.
Così lo blocchiamo a modo e poi dopo andiamo a bloccare e a nascondere questi due fili all'interno della nostra lavorazione. Ed ecco qua il nostro braccialetto. L'unica cosa, vedete, le ultime perline rimangono un pochino volanti. Volendo possiamo provare, adesso provo anch'io, a dare un pochettinino di colla per inserirle e farle rimanere, diciamo come le altre, ferme all'interno dello spazio, perché sia la prima che anche vedete l'ultima qua, sì, non sono bloccate, dunque per bloccarle possiamo dargli non la colla a caldo perché non va bene, farebbe troppo spessore, ma la colla quella una colla trasparente classica che poi alla fine dopo non si vede più. Adesso ci provo anch'io per vedere come viene. Guardate, un'altra idea di chiusura, vedete, questa è quella che abbiamo realizzato noi. Questa qua invece è un braccialetto che ho io, eventualmente per ad esempio a me risulta un pochettino largo perché non ho tenuto conto dello spazio della chiusura. E uno potrebbe anche realizzare una chiusura del genere, cioè mettere delle catenelle da una parte, così si può regolare a seconda del polso, però questa è soltanto un'idea. Come